E cari videogiocatori, benvenuti nuovamente dal vostro Danimania Retro Games e non solo. Bene, oggi è una puntata dedicata ad una trilogia di film che io amo tantissimo. La trilogia in questione è Evil Dead, Evil Dead 2 ed è Army of the Darkness. Chi non conosce il famoso Bruce Campbell è diventato famoso appunto per interpretare Ash Williams. Io nel frattempo sto mettendo le immagini, credo, e voi forse le vedete. Vedete? Sì, credo di sì. Bruce Campbell magari è stato un attore un po' sottovalutato, ma devo dire che ha sempre avuto un grandissimo potenziale, soprattutto per quanto riguarda la trilogia di Evil Dead. In questo caso lui nel 2015, se non sbaglio, ha voluto interpretare una nuova serie riguardante appunto Evil Dead, chiamata Ash vs Evil Dead. Una serie televisiva veramente interessante, bella in tutti i punti di vista, anche perché è un ritorno al Necronomico e tutto il contesto. Ma la mia puntata non parla del film, ma parla ovvero del gioco che riguarda questa trilogia. La casa 2, l'armata delle tenebre. Magari qualcuno può dire, ah, Evil Dead è la casa. Sì, come se già non si sapeva. I giochi di Evil Dead usciti per la quinta e sesta generazione onestamente non mi hanno veramente fatto tanto impazzire. Ora io aspetto quello che uscirà per queste ultime generazioni di console, che credo che sia veramente una bomba. Detto questo, parliamo di questo gioco in cui io ne faccio adesso un gameplay. Molto bello, un beat'em up a scorrimento laterale fantastico, 16 bit fatto bene, che riprende tutta la trilogia di Evil Dead, quindi Evil Dead, Evil Dead 2 e Army of the Darkness. L'unica pecca di questo gioco è che hanno inserito Karin, un personaggio di Street Fighter Alpha 3. Bene signori, iniziamo questo gioco con Evil Dead Redux, un gioco che io già ho completato, sono solamente 10 livelli, ma farò solamente il primo livello per mostrarvi questo interessante gioco. Return to the Cabin Ash. Bring back the Necronomicon. Torna di nuovo alla casa, Ash, e riporta il Necronomicon. Noi abbiamo la tua ragazza, che tra l'altro è quella di Street Fighter Alpha 3, e non so perché hanno deciso di inserire questa creatura, ma a parte questo il gioco è veramente ben fatto, un picchiaduro 16 bit, è molto frenetico, un beat'em up molto divertente, e mi sono divertito a finire, anche perché come già detto riprende la saga. Ecco qua questo Ash, deve sconfiggere questi mostri. Man mano si vanno avanti con Necronomicon. Man mano si vanno avanti con gli stage, si sbloccano nuove abilità. Abilità che sono al momento solo abilità standard di base. Non so se conoscevate già questo gioco, io l'ho giocato, l'ho trovato, l'ho giocato, anche perché come già detto sono un grande fan di Scout, soprattutto dei film della casa e The Army of the Darkness, e questo gioco riprende tutti i capitoli del film. Cosa che non vi farò vedere perché riguarda gli ultimi livelli del gioco, quindi non si finirebbe mai, è che Ash in questo caso invoca il Necronomicon per far prendere fuoco i suoi nemici. Questa è un'abilità che verrà sbloccata, una delle ultime abilità di Ash. Io non ne ho al momento. Questo zombie qua è la faccia,
E le voci sono originali e questa cosa è anche molto molto bella. Strage. Allora, ancora. Ok, andiamo avanti. Chi c'è avanti? Ok, sto esploso. Beh, il primo stage è completato. Io direi sì, dai, vi faccio vedere il secondo stage. Ecco, compare questa schermata e poi dice che abbiamo sbloccato un'abilità. In questo caso ci dice anche come azionare questa abilità. E adesso ci troviamo sempre nell'ambito del primo film, ovvero Evil Dead. E l'abilità sbloccata, eccola qua. E l'abilità sbloccata, questo grande Ash, è il fucile, il colpo del fucile, che adesso vi mostrerò. Già siamo a 5 minuti di gioco e io troppo anche stacco, perché poi diventa un po' troppo lungo. Le scritte, i dialoghi non possono essere passati, quindi bisogna ascoltarli o leggerli, non si può andare avanti, bisogna aspettare. Questo è il video, ok. Linda ci attacca, il fucile, oh, l'ho mancata. Any last word before I blow you back to hell? Any last word before I blow you back to hell? Any last words before I blow you back? L'ho preso. L'ho preso. This is gonna sting a little. E vabbè, poi chiaramente la barra blu è quella delle abilità speciali, in questo caso come anche il fucile. Hey, che dopo questa mossa non posso più usarlo, perché appunto è finita l'abilità, si ricarica anche la base del gioco. Ancora più spudellato, bisogna rompere appunto perché troviamo sempre qualcosina o qualcosa di malvagio. Any last word before I blow you back to hell? Abilità, se non sbaglio, è standard, ma che comunque consuma abbastanza energia. E rieccola questa. Ecco qua, è questa. Usare la mano di ferro. Ma consuma un bel po' di barra. Linda, ma non è la stessa. Mi ha messo all'angolo, guarda un po'. Ok, il gioco non è molto lungo, sono solamente 10 livelli, livelli che comunque sono abbastanza interessanti e giocabili. E, ad ogni livello completato esce fuori una nuova abilità che Ash può utilizzare. Bene, questo video giunge a termine, ditemi voi un po' su questi commenti qua sotto cosa ne pensate di questo gioco. Io l'ho trovato
interessante, breve sì, ma molto interessante. Vi lascio anche un link in descrizione in modo che possiate scaricarlo tranquillamente. Potete anche farvi una bella partita. E detto questo, Danimania chiude. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, da vostro Danimania Retro Games e non solo. Ciao.